Allora, noi siamo emozionati perché c'è Titta fra di noi e io ho accettato io e Ross soltanto perché sapevamo che c'era Titta, quindi... Posso dire una cosa? Siete proprio due paraflu. Paraculi, puoi dirlo? Cioè, no, siamo, no, si può dire, siamo in TV, libertà di stampa. Siete veri padrini o madrini della manifestazione? Noi due madrini, ovviamente. Io sono la padrina, ovviamente. È chiaro, è ovvio. No, infatti siamo... riesco a fare benissimo l'imitazione di Marlon Brando, fai sentire. Marlon Brando quando aveva seri problemi con l'alcol. Sì, sì, esatto. Allora, inizialmente noi avevamo pensato che avessero chiamato noi a presentare il premio Nessuno. Perché siamo due signor Nettuno proprio. Esatto. Cioè, e no, beh, in realtà siamo, come dire, uniamo tutto perché il premio è un premio eccezionale, poi il fatto che si leghi al mare, noi certo. Siamo amanti del mare, sì. Perché diciamo un mare di cacchiate, quindi va bene così. Si parla di rivalorizzazione del territorio, di tutto quello che è di bello, le eccellenze del territorio campano, poi riusciamo anche a esportare al di fuori della Campania. E loro sono proprio la degna rappresentazione di quello che siamo riusciamo a fare di buono Lazio, da Napoli però, in Italia, no? Signor Basso Lazio, sì, Frosinone, insomma, la zona lì. Gaeta, qualche volta al mare, sì. Beh, insomma, dal tenore di questa intervista si capisce quello che succederà il 25 luglio. Vi aspettiamo. Perché che succede il 25 luglio? Non lo so, io sto in vacanza. Non siete pazzi, se voi siete pazzi. No, la prossima domanda è molto seria, è un premio importante perché è dedicato prevalentemente ai ragazzi, ai giovani. Sì, noi siamo sempre stati molto, molto vicini alle tematiche che riguardano proprio lo stimolo, in un certo senso, la vicinanza proprio alle tematiche giovanili. L'abbiamo sempre fatto, l'abbiamo fatto con Made in Sud quando abbiamo traghettato, voglio dire, eravamo i più vecchi, una squadra di giovani verso non diciamo il successo perché sembra poi cantarsela e suonarsela, insomma, verso una sorta di lavoro. Verso il successo. Esatto. Lì sono usciti tantissimi ragazzi in gamma, no? Lo facciamo assolutamente sì. Voi. A parte noi due, sì. E poi lo facciamo è questo umorismo che farà male alla serata. Esatto. E poi soprattutto perché noi ci sentiamo degli eterni giovani, quindi. Almeno all'interno. Almeno dentro, all'esterno ormai i segni della vecchiaia sono evidenti. Ross, notoriamente tifosissimi del Napoli, il Napoli stamattina è arrivato a Di Maro, noi ci saremo domani. Che messaggio vuoi dare ad Ancelotti? Compra Ronaldo, strappalo alla Juve, cioè più di questo non possiamo fare, non è vero, scherzo, ci teniamo quelli che abbiamo, sono forti. È vero, se abbiamo il migliore allenatore d'Europa oppure del mondo, come dicono, Cristiano Ronaldo farebbe la differenza, no? Vabbè, allora ragazzi, sono l'ultimo acquisto, cosa? Cavani, no, Vurria partì stasera, ricordiamo questa famosa canzone, no, se ci sono già io come talento calcistico italiano, insomma, Carlo... Chiamami. Io non dico Caivano, ma pure Carditolo. No, Caivano, Cavani, no. Sì, una città di confine, una città meravigliosa, guardate, chi ci vive la sa apprezzare, chi viene da fuori apprezza le bellezze di questa città e io in nome di questa città che veramente mi dedico anima e corpo, delle volte tralasciando anche la professione, nasce da questa idea di valorizzare tutte le bellezze del territorio, soprattutto il mare e avvicinando soprattutto i bambini, infatti una delle sezioni più importanti è quella là dei bambini e quindi delle scuole, sia della primaria che della secondaria. Sì, fin dall'inizio ho puntato moltissimo sulla cultura, sullo sport come elementi anche attività che devono riscattare un territorio e ho voluto fortemente sostenere queste iniziative, ringrazio chiaramente l'associazione e tutte le persone che sono impegnate anche in questo premio perché con le risorse del Comune di Torre Annunziata non avremmo potuto organizzare nulla, ma fortunatamente abbiamo imprenditori seri che hanno capito il tipo di iniziativa che stanno sostenendo e questo dà chiaramente lustro anche alla mia città e al territorio circostante. Sì, noi abbiamo intenzione, la nostra intenzione è stata sempre quella di partire dalla parte bassa della società, intesa dal punto di vista anagrafico, nel senso che per raccontare le eccellenze di domani dobbiamo costruirle. Noi vogliamo che i giovani si rendano conto della città in cui vivono, dei posti in cui vivono e devono avere la capacità e l'intelligenza di saperli raccontare anche a chi verrà dopo di loro. Sì, tra l'altro parli con un giornalista sportivo che è cresciuto un po' tra Savoia e Turris e quindi sfondi una porta aperta, però quando io riscontro queste iniziative di giovani campani
vado veramente in delirio, perché io spero che questi giovani veramente siano il riscatto di questa regione, hanno tante qualità. Io faccio il tifo per loro.